Cenerentola. Quante storie in una fiaba, e chi mai l'avrebbe detto? Proprio non me l'aspettavo, e scoprirlo è un gran diletto. Ad esempio, Cenerentola, la più antica delle storie, in Egitto era una sventola. Su di lei ci sono memorie. Viaggia Viaggia è stata in Cina a incantare l'imperatore. Con la smilza pianellina lei si è fatta grande onore. Poi in Italia si è fermata a pulir cenere e pentola e da lì si è conquistata la nomea di Cenerentola. I francesi senza affanno ne hanno fatto con bon ton la versione più romantica, che ha per nome Cendrillon. In Germania, non contenti, hanno voluto continuare con strazianti e tristi eventi nel contesto familiare. Dalla Russia fino all'Africa tutti vogliono Cenerella, ma sarà Disney in America che poi ne farà una stella. Un segreto ci sarà se una giovane orfanella gran regina diverrà, pur se è nata poverella. Questo è ciò che mai non stanca, la speranza nell'amore. E se poi c'è un conto in banca, non dispiace neanche al cuore. C'era una volta, anzi c'è da pochissimo, un libro che, iniziando da questa filastrocca, racconta la storia di Cenerentola nel mondo attraverso i secoli. Sei le versioni della fiaba scelte per questo grande progetto. Rodopi, la Cenerentola egizia, la più antica di tutte, narrata da Claudio Eliano nel secondo secolo d.C., ma ambientata nell'antico Egitto all'epoca dei faraoni, con il falco come elemento magico. Yexian, la versione cinese scritta nel IX secolo da Duan Chenxi, con un pesce rosso ad interpretare l'intervento soprannaturale e tutto il fascino della simbologia, dei costumi e delle tradizioni orientali. La gatta Cenerentola, la prima delle versioni europee da cui tutti i successivi autori hanno preso spunto. Fu Giovan Battista Basile a inserirla nella sua raccolta Lucunto degli Cunti, irriverente e divertente, in dialetto napoletano tipico del periodo barocco. Cendrillon, la più romantica delle versioni, scritta da Charles Perrault per essere narrata alla corte del re di Francia, Louis XIV. Aschenputtel, la versione tedesca dei fratelli Grimm. La più cruenta, con un finale che inizialmente poco adatto a un pubblico infantile, fu in seguito raddolcita. Cinderella, l'eroina Disney che tutti conoscono grazie allo splendido cartoon movie e al recente remake in versione umana.